Allora, secondo tentativo, benvenuti al corso di informatica, no? E oggi vi racconterò, no, qualche cosa introduttiva su quello che andremo a fare durante questo corso di 8 crediti, quindi sono 80 ore che spenderemo insieme, in parte a me e questi due collaboratori che vedrete alternarsi su questo palco e nei laboratori, che sono Roberto Bardini e Lorenzo Martini. Benvenuti al corso di informatica, ma soprattutto benvenuti a ingegneria. No? Perché dico questo? Perché questo è, in questo semestre, è l'unico corso di ingegneria, no, che vedrete. Poi c'è il corso di matematica, c'è il corso di chimica, no, che sono corsi più, diciamo così, di materie scientifiche, di cui avete già in parte, un pochino, anche dalla scuola superiore, l'approccio metodologico. Questo lo catalogo come corso di ingegneria perché si comincia nel piccolo a imparare a fare ciò che fa un ingegnere, cioè progettare. Progettare cosa vuol dire? Vuol dire partire da un problema e trovare una soluzione, che è diverso dal partire da una formula e calcolare l'integrale, perché in quel caso c'è un risultato solo, mentre un progettista, quando ha di fronte un problema, non esiste mai un risultato precostituito da raggiungere. Esistono tanti risultati possibili, alcuni sbagliati, alcuni giusti, di solito tanti di più quelli sbagliati e pochi quelli giusti, e anche tra quelli giusti, che sono comunque molti, ce ne saranno alcuni risultati che vanno meglio di altri, oppure risultati che sono equivalenti, no, dal punto di vista dell'obiettivo che si è dato. Quindi questo è un pochino il diverso approccio, no, che l'ingegneria ci dà rispetto alle materie, diciamo così, scientifiche tradizionali. L'attenzione a una progettualità in cui devo trovare una soluzione possibile tra milioni di soluzioni valide e miliardi di miliardi di soluzioni sbagliate al problema che ho di fronte. Non c'è una soluzione unica. Devo trovare una soluzione che sia la migliore possibile rispetto a certi criteri di valutazione e che rispetti certi tipi di vincoli che mi vengono imposti dati dalla natura del problema. Questo vale per tutto. Poi chiaramente noi cercheremo di declinare questo tipo di ragionamento, questo tipo di forma di pensiero all'interno dell'informatica. Però in tutta l'ingegneria questa forma di pensiero è quella che, diciamo così, ci viene insegnata, apprendiamo ad acquisire, ed è quella che poi in realtà ci aliena dalla società, perché, no, gli altri non pensano così. Quindi ingegneria informatica, come dicevo, applichiamo questo ai problemi di tipo informatico. Vabbè, io qua ho fatto una brevissima statistica di chi è iscritto a questo corso, no? Quindi studenti, circa una novantina di studenti che sono iscritti a ingegneria informatica, poi energetica, elettronica, matematica, fisica, elettrica e ingegneria del cinema, grosso modo questa è la distribuzione, ma non c'è nulla di male, solamente per farvi vedere come con tre righe di programma si riesce a fare un grafico, sapendo chiaramente un minimo maneggiare la programmazione. Io qui ho delle statistiche, scusate, non le ho aggiornate, a parte che non si vedono perché il proiettore fa gli scherzi, ma non sono aggiornatissime queste statistiche perché non le ho scaricate stamattina dal poll, per dire che alcuni di voi, e adesso poi guarderemo anche i dati aggiornati se volete, sanno già programmare, hanno già conosciuto dei linguaggi di programmazione, perché saper programmare è una parola grossa, no? Da un lato vi dico a chi non sa o non ha mai fatto informatica, non preoccupatevi, partiamo da zero, okay? Si parte dall'inizio. In realtà qua ciò che serve è saper ragionare, poi lo applichiamo nel campo dell'informatica, non servono sempre, diciamo così, delle nerditudini particolari. A chi ha già programmato, a volte chiederemo di un pochino disimparare, non tanto il linguaggio che ha imparato, ma il metodo di applicazione, perché a volte ciò che avete imparato è un po' raffazzonato, invece qua ci teniamo, no, che ci sia un metodo e un modo corretto di risolvere le cose. Ma qui non è un corso in cui impariamo la programmazione o impariamo il linguaggio Python. Sì, anche.
ma è, soprattutto ci concentriamo sul problem solving, sull'approccio di analisi e risoluzione di un problema, che poi si porta dietro la conoscenza di un linguaggio, di programmazione, e questo va bene, no? Ma il problem solving, una volta che l'abbiamo imparato, lo trasferisce anche ad altri tipi di linguaggi, anche ad altri tipi di contesti non necessariamente informatici. Quindi questo è il vero obiettivo formativo di questo corso. Poi ci sono gli obiettivi tecnici, no, di conoscenze, che sono quelle che sono ovviamente nel programma del corso. Allora, tutto ciò che vi dico, tutto il materiale del corso, tutte le informazioni che servono, stanno in questa slide. Beh, non tutte, da qua è il punto di partenza, no? In particolare tutte le slide a supporto, gli esercizi, i laboratori, eccetera, li trovate tutti su questo sito, che adesso provo ad aprire, se internet mi assiste, e il proiettore anche, nel quale trovate, oltre al materiale di studio, non riesco più a funzionare niente, il calendario delle lezioni, le esercizi di laboratorio e così via, eccolo qua, per un attimo guardatelo bene prima che sparisca, no, questo sito c'è una sezione materiale di studio in cui ci sono già adesso le slide per tutto il corso, abbiamo una sezione calendario dove elenchiamo le varie lezioni e a fianco di ciascuna lezione il materiale relativo, questo lo completeremo settimana per settimana, così avete la possibilità, se è mancata una lezione, di vedere cosa è stato fatto e sapere già cosa, a grosso modo, che cosa si farà nella prossima lezione. Okay? E poi c'è la sezione laboratorio, di cui parleremo meglio nella parte di presentazione che vi ho caricato online. Questo è il sito principale in cui c'è tutto il materiale. Questo sito poi porta dei link ad altri siti dove effettivamente ci sono i materiali in più da scaricare, ma l'altra cosa importante è questo gruppo Telegram, a cui già vi ho chiesto un paio di volte di iscrivervi, alcuni mancano ancora, che è poi il gruppo che useremo sempre per comunicare tra di noi. Quindi di mail ne riceverete a valanghe sulla mail del Politecnico, io ne ricevo ancora più valanghe, quindi per essere sicuri di rimanere in contatto usiamo Telegram, che poi è lo strumento che viene usato, no, anche da tutti i gruppi studenteschi, no, che vengono creati e che in parte conoscete, in parte arriverete a conoscere. Questo è l'elenco degli argomenti, no, del programma di insegnamento, così come lo trovate sulla scheda del corso, no, che è pubblicata online, dove essenzialmente parla appunto soprattutto di problem solving e poi del linguaggio Python come strumento per questo problem solving. C'è poi un dettaglio, ma non mi voglio annoiare con cose, con elenchi di nomi, di argomenti di cui magari non sapete ancora nulla e non vi dicono nulla, no? Semplicemente per dire che c'è una parte più teorica e una parte più di programmazione, ma per capire meglio cosa faremo in questo corso, io da un po' di tempo a questa parte, no, prendo questo esempio, prendo spunto da questo esempio. Cioè, quali sono, scusate, una cosa che ho dimenticato di dire, meglio dirla adesso, che visto che il proiettore fa le bizze, a fianco del calendario delle lezioni trovate l'icona di YouTube, che sta a significare che praticamente, se tutto funziona, no, ogni lezione che facciamo viene registrata e viene pubblicata online. Quindi anche se succede qualcosa di strano, se perdete una lezione, dovreste riuscire a ritrovarla, sempre che tutto funzioni. In questo momento sembra che stia funzionando, ma non bisogna mai dirlo troppo forte. Quindi questo, diciamo così, come metodo proprio di insegnamento, cioè abbiamo questo impegno che ci prendiamo di distribuirvi anche i filmati delle lezioni. Allora, dicevo, questo è un esempio, no? Parlavamo di problem solving. Allora, qual è un problema possibile che ci vogliamo porre? Questo, che scompare. Quali sono i nomi più frequenti in quest'aula? Una domanda facile, no? Cioè, facile non nel senso che me lo sapete dire quali sono i nomi più frequenti, ma si capisce che cosa sto cercando, no? Se uno ti ferma per strada e dice: senti, risolvimi questo problema, dici: vabbè,
non mi hai chiesto di calcolare pi greco alla ottava con 92 cifre decimali, mi hai chiesto quali sono i nomi più frequenti in quest'aula. E se ti chiedo, trovami questo, risolvi questo problema, e poi ti chiedo, ma è chiaro? È chiaro cosa devi fare? È chiara la domanda? Sì. O no? Più no che sì. No? E qui cominciamo a diventare un po' pignoli. Nel senso che a prima vista mi sembra una domanda chiara, perfettamente definita. Dopodiché se comincio a pensare esattamente cosa mi ha chiesto, i nomi più frequenti in quest'aula, i nomi e i cognomi, i nomi, ok, i nomi, plurale, quanti? Il più frequente, i due più frequenti, i quattro più frequenti, tutti in ordine di frequenza. Non è scritto qua, è ambiguo, no? Quindi il problema che sembrava chiaro, in realtà mi accorgo che ad una analisi ci sono degli aspetti che devono ancora essere chiariti. Quando affronto un problema il primo passo che devo fare è analizzarlo. Analizzare vuol dire andare a decomporre quello che è il punto d'arrivo in tanti, diciamo così, piccoli sottopunti, punti di vista, che mi diano una rappresentazione del problema completa, senza dimenticare nulla. No? Quindi proviamo un po' a farlo in modo, anche se non sistematico, ma in modo da tenere traccia. Io mi sono preparato qua un file con scritto il testo del problema. Allora, proviamo a analizzare il problema. Analizzare il problema significa, dicevamo, chiedersi quanti nomi devo restituire. Poi lo vedrete, è quello che scrivo quando il proiettore è d'accordo. Quanti nomi devo farti vedere? Devo... e questa è... dobbiamo deciderlo. Lì c'è un plurale, il plurale è per caso, cioè uno voleva chiedere dammi il nome più frequente e poi è scritto dall'addito la frase del plurale, oppure il plurale è voluto, e se è voluto di quanto deve essere plurale? Se questo fosse un problema vero, io di fronte a questo dubbio cosa faccio? Torno da chi mi ha assegnato il problema e dico, senti, ma tu cosa volevi in questo caso? Spiegami meglio. No, si chiarisce insieme al committente la natura dettagliata del problema. Cosa che noi qua, non avendo qualcuno altro che ci ha dato il problema, ci siamo andati da soli, ci inventiamo una risposta. Quindi possiamo dire, che ne so, 10. I 10 nomi più frequenti. Quindi, ad esempio, 10. Ok, o 3 o 5, dite voi, nessuno ci dice qualcosa e allora ce lo inventiamo da soli. Poi un altro problema che ci vedo è i nomi composti. Cosa facciamo con un nome composto? Se una persona legittimamente, no, si chiama, non so, Maria Grazia, cosa faccio? Anche qua conto un voto al nome Maria e un voto al nome Grazia? Oppure conto solo un voto al nome Maria e Grazia lo cancello? Oppure considero Maria Grazia come un nome distinto da contare separatamente dagli altri? E non c'è una risposta giusta o una risposta sbagliata, è un'informazione che ci manca, che dobbiamo aggiungere, no, per poter affrontare il problema. Quindi nomi composti. Cosa ne faccio? Mi invento, ad esempio, li tratto come nomi unici, distinti. Quindi in questo caso ci sarà un conteggio delle Marie Grazie che non va a sommarsi al conteggio delle Marie e al conteggio delle Grazie. No?
Quindi già qua ci sono un po' di cose da chiarire. Poi sul 10, adesso l'abbiamo smarcato quanti devo restituire, 10, no? I 10 più frequenti, quindi scriviamolo meglio, i 10 più frequenti. Bene, e se ci sono dei pari merito? Cioè se al decimo posto c'è un nome, magari ha la frequenza di 8, 8 persone che si chiamano in un certo modo, e all'undicesimo posto c'è un'altra persona sempre con 8 voti, cosa faccio? Se devo darne 10, non ne posso dare 11. Ma l'undicesimo, poverino, perché rimane fuori e rimane dentro il decimo? Anche qua, lo dobbiamo decidere, no? Perché dobbiamo decidere? Perché se no io mi invento una soluzione e poi a chi mi ha commissionato il lavoro non gli sta bene, perché lui voleva una cosa diversa. E allora, quali sono le soluzioni possibili? Beh, o dico che a pari merito, cioè inserisco almeno 10 nomi completandoli con quelli che sono a pari merito, oppure dico che sono sempre 10 e nel caso di pari merito mi fermo, ne metto alcuni, e metto alcuni, c'è subito l'uccellino che mi dice, e quali? Beh, i primi in ordine alfabetico, in ordine di età, di data di nascita, non lo so, inventiamo un criterio, oppure dico a caso, che posso anche dirlo, ne metto alcuni scelti arbitrariamente. Non rompere le scatole, detto così, arbitrariamente vuol dire questo, in ingegneristica rete. Però devo specificarlo. No? E quindi in caso di pari merito, nella classifica delle frequenze, scriviamo, siamo pedanti, mi fermo comunque a 10, scegliendo in alcuni arbitrariamente. È una scelta. Si poteva scegliere diversamente. Poi qua sono scelte che in questo momento sono libere, perché non abbiamo qualcuno che ci dica bene, no, come dicevamo, che qual è la variante giusta da fare. Io poi per istinto, se ho una scelta libera, la scelgo in modo da semplificarmi la vita, non da complicarmela, no? Quindi mi provo a immaginare qual è il modo più semplice, se sono di fronte a un bivio, qual è la strada più facile, no? Non sempre è evidente quale sia quella più facile, ma con un po' di esperienza uno riesce a intravedere cosa verrà dopo. Quindi, a valle dell'analisi, noi abbiamo una versione che, se dovessimo riscrivere in italiano, non è più di una riga, ma magari comincia a essere di 3 righe la descrizione. Poi c'è ancora un grosso buco in questa frase, in quest'aula. Come faccio a sapere chi c'è nell'aula? Cioè io so, boh, chi è iscritto al corso. Ma sono sicuro che l'insieme delle persone iscritte al corso coincida con l'insieme delle persone che sono in quest'aula? Ma no, sono sicuro di no. C'è chi è venuto a fare compagnia all'amico, c'è chi deve ancora finire di iscriversi, c'è chi tra un po' esce perché si accorge di aver sbagliato aula perché voleva seguire la lezione di termodinamica, c'è chi è rimasto a casa per mille motivi e quindi non è qua oggi. Quindi questo problema in realtà l'avrei dovuto vedere subito, non si può risolvere, non in modo informatico, perché se non ci sono i dati di partenza come fa un programma a darti la risposta? Dovrei mettermi a fare l'appello, chiedere i nomi di tutti, uno a uno. E allora già cambiamo la nostra cosa, questo qua non lo possiamo affrontare, non abbiamo i dati. Non abbiamo l'informazione di partenza da cui poter dare la risposta. E allora cambiamolo, diciamo che troviamo i nomi, analizziamo i nomi degli studenti iscritti al corso, che possono
o non possono essere in quest'aula. Cioè, mi hai chiesto una cosa, non la so fare, ma ne faccio una che le somiglia, se ti va bene, che è almeno quello che so fare. Ok? Quindi questo è un po' l'aspetto che ci rende asociali, perché trovi uno per strada e ti fa una domanda che sembra chiara a lui o a lei, e tu cominci a dire no, però guarda, pensa, attenzione, in questo caso dobbiamo dire, e dopo un po' l'altro si stufa e se ne va, ma invece qua dobbiamo rimanere, no? Arrivare fino in fondo. Ok? Quindi qui credo che ci siano, diciamo, gli elementi principali per avere analizzato, cioè, come abbiamo detto qua, chiarito bene, compreso bene il problema e specificato i vincoli delle specifiche del problema stesso. Quindi abbiamo capito cosa bisogna fare. Cioè io a questo punto ho capito da quali dati devo partire, che risultato devo dare. Devo prendere l'elenco degli studenti del corso, che per fortuna esiste perché la segreteria me l'ha dati, questo bel elenco che mi arriva dalla segreteria con tutti gli iscritti al corso, tra l'altro non sono esattamente iscritti, il vostro nome non lo trovate qua, perché per ragioni di privacy io quello che ho fatto è rimescolato nomi, cognomi, matricole, per cui c'è sicuramente una persona che si chiama, che ne so, Franconi di cognome, ma non si chiama Daniele di nome, e Daniele è un altro che è un altro. Quindi sono dati tranquilli, no? Perché non espongono i dati personali di nessuno di voi, ma solo per fine dell'esercizio, no? Quindi sono tutti dati reali, ma sono tutti falsi, sono tutti sbagliati. Però, dovendo fare la statistica dei nomi, anche se li ho rimescolati, la statistica viene uguale. Okay? Quindi io ho questo file di partenza e voglio arrivare a stampare 10 nomi. Ah, scusate, poi non ho detto una cosa. Cosa devo far vedere? Perché dice quali sono i nomi più frequenti di quest'aula. Allora, letteralmente io dovrei stampare, farti vedere 10 nomi. Antonio, Precio, Francesco, Luigi, eccetera. Va bene così? Oppure vogliamo anche far vedere di Antonio quanti ce ne sono? Quindi aggiungiamo ancora una cosa, l'ho dimenticata prima, vedi che non si finisce mai di scoprire nuovi dettagli. Vogliamo visualizzare i nomi con a fianco la relativa frequenza. E non basta, perché tutti noi ci siamo immaginati che il primo che stampiamo sia il più frequente, ma non c'è scritto da nessuna parte. Quindi se io metto per primo il meno frequente tra questi 10, non tra tutta la classe, non sarebbe sbagliato finora. Ma se io voglio, come ragionevole, ma ragionevole non vuol dire definito. L'ho solo pensato, finché l'ho pensato io, o do per scontato che sia così, non l'ho tirato fuori, non ho analizzato bene il problema. E visualizzarli in ordine decrescente di frequenza. Prima il più frequente, poi come secondo il secondo più frequente e così via. E se ce ne sono due che hanno la stessa frequenza? Prima l'avevamo detto, ci eravamo posti il problema di pari merito sul tagliare al decimo. Però magari anche il secondo e il terzo hanno la stessa frequenza. Il primo ha 10 volte, il secondo 8, il terzo di nuovo 8. Quale dei due stampo prima, dei due che sono a 8? Chi se frega. Oppure in ordine alfabetico. Di nuovo, mi semplifico la vita, a parità di frequenza, scelgo un ordine qualsiasi. Quindi, penso che mancava. Quindi, sono in grado adesso di immaginare il risultato di questo programma. Ci sarà Pinco che ha 10, Pallino
che ha 8, e Sempronio che ne ha anche lui 8 e così via, per 10 righe. Non so quali sono i veri nomi, i veri numeri, questo è, dovrò farlo, però deve essere un risultato di questo tipo. E come faccio a ottenerlo? A questo punto, finita la fase di analisi, cioè comprendere davvero il problema, inizia la fase di progettazione. Come faccio a farlo? O qua non stiamo parlando di linguaggi di programmazione di niente. Come faccio a farlo? Serve una strategia. Voi lo sapreste fare? Come? Voi lo sapreste spiegare a qualcun altro come deve fare? Perché la chiave della programmazione è che noi dovremmo essere in grado di spiegare a una macchina come deve fare per ottenere il risultato. Quindi innanzitutto proviamo a chiederci se siamo capaci a spiegarlo a noi stessi o al nostro compagno. Ma come facciamo? In pratica, dai. Allora, a me viene in mente un modo. Chiedo a lui, qual è il tuo nome, per favore? Gabriele. Quanti Gabriele? E ce ne sono te con altri 3. No? Da questa parte nessuno. I Gabriele non si sono messi a sinistra. E quindi mi scriverò su un pezzettino di carta, Gabriele 4. E poi vado avanti così. Facendo attenzione che poi devo ricordarmi, quando arrivo lassù, di saltarti. Già non mi ricordo chi sei, ma questo è un problema mio. Infatti uso il computer perché la mia memoria... quindi è un modo che mi dà che cosa? L'elenco di tutti i nomi presenti con a fianco il conteggio, e poi in realtà non sono in ordine, devo poi, perché mi saltano fuori nell'ordine in cui siete seduti e non sicuramente nell'ordine dal più al meno frequente. Allora questa potrebbe essere una strategia, devo immaginarmelo ovviamente su questo file. Quindi che cosa faccio? Parto dall'inizio del file, vedo che il primo nome che compare è Sofia. Allora vado a cercare riga per riga col mio ditino a contare quante Sofia ci sono, per fortuna questo editor me le evidenzia, se no diventerei scemo. 2, però finché non arrivo in fondo non sono sicuro che siano 2. Tre, guarda, no, questa Sofia Angelica non vale come Sofia, abbiamo deciso che non vale, avete un nome separato. Ok, Sofia 2, Jacopo, e così via. Quindi ho dei dati di ingresso, ma man mano che elaboro questi dati di ingresso, devo scrivermi dei risultati intermedi da qualche parte, poi questi risultati intermedi li dovrò rielaborare. È un po' forse oneroso questo lavoro qua, perché vuol dire che se io, quanti nomi ci sono? 335 nomi, io dovrò per 335 volte rileggermi tutti i nomi. Se non avete intanto da fare, lo potete fare. Per 300 per 300 fa un certo numeretto. Questa è una strategia possibile. Un'altra strategia possibile potrebbe essere invece quello di dire, senti, prendiamo Sofia e cominciamo a scrivere Sofia 1. Poi Jacopo, l'ho già visto Jacopo? No, allora è nuovo, Jacopo 1, poi Enrico Pio 1, Gioele 1, Francesco 1, eccetera. Quindi tutti i nomi che incontro li scrivo su un fogliettino con a fianco 1, perché l'ho visto una volta sola. Quando incontro Francesco alla riga 10, dico, ho trovato un Francesco, ma nel mio foglietto l'ho già scritto Francesco. Sì. E allora, anziché aggiungere un'altra riga con scritto Francesco 1, che sarebbe inutile, ma vado a correggere quell'1 che avevo scritto vicino al Francesco di prima e lo faccio diventare 2.
vado a incrementare il numerino che c'era a fianco di un nome. Quindi ogni volta che vedo un nome nuovo farò due cose. Uno, controllo se ce l'avevo già o no, ma senza andarmi a leggere tutti i nomi, solamente nel foglio che mi ero messo da parte. E se non ce l'avevo lo aggiungo scrivendo 1, se ce l'avevo vado a correggere aumentando di un'unità il numero che c'era scritto. E quindi alla fine ottengo lo stesso risultato di prima, dei Gabrieli, lavorando di meno, perché ogni nome in questo caso lo prendo in considerazione una volta sola, anziché ogni volta dovessi rileggere tutti e guardarli tutti. Questo è un altro modo, un'altra strategia, un altro modo di lavorare. Me ne vengono in mente altri, sì. Ad esempio, metto tutto in ordine alfabetico. Se metto tutto in ordine alfabetico, gli Andrea saranno tutti vicini tra di loro. E quindi conto quanto è lungo il pacchetto dei nomi consecutivi identici. Una volta che ce l'avessi in ordine alfabetico sarebbe velocissimo fare questo lavoro. Ovviamente devo saperli mettere in ordine alfabetico, quindi è un problema a monte. Dico, ok, divido quel problema in due. Prima metti l'elenco in ordine alfabetico per nome, poi conta i pacchettini di nomi simili. E alla fine avrai sempre che cosa? Avrai sempre l'elenco dei nomi con a fianco un numero. Quindi sono tre modi diversi per ottenere lo stesso risultato intermedio. L'elenco delle frequenze. Ma c'era, la parola nascosta, parlava di nomi più frequenti, quindi da qualche parte la frequenza del nome la devo calcolare. È una tabellina, nome, frequenza, nome, no, frequenza assoluta, cioè il numero di occorrenze di quel nome. Ma ci sono modi diversi per ottenerlo. Poi una volta che ho le frequenze di tutti, dovrò mettere in ordine questi nomi per frequenza decrescente e prendere i primi 10. Quindi sono tattiche diverse, poi ce ne possono essere altre più o meno efficaci, no? Tipo uno prende il libro dei nomi, 30.000 nomi diversi, e comincia dal primo e dice c'è questo nome, sì, no, c'è questo nome, sì, no. Quindi cercando tutti i nomi possibili e immaginabili anziché solamente quelli che sono presenti. È un modo stupido, però mi porta al risultato. Un altro potrebbe essere, vi ricordate il problema di Gabrieli, che io per saltarli devo ricordarmi chi sono quelli che ho già visto, allora potrei chiedere man mano che li conto di uscire dall'aula, quindi li cancello man mano che li trovo. E quindi diventa più facile elaborare quelli successivi, perché non rischio di ripescare quelli che c'erano già. Quindi o me li ricordo o li cancello. Ma veramente, stiamo qua 2 ore e mi vengono in mente altri modi per farlo, questo problema semplicissimo. Questo fa parte della scelta di una strategia, cioè questa cosa qua, da dove la prendo? Da che parte la prendo? E la strategia è fatta di algoritmo, cioè l'algoritmo è, poi lo formalizzeremo, una serie di passaggi consecutivi uno dopo l'altro da fare. Di solito quando esprimiamo un algoritmo lo facciamo su più livelli, prima decomponiamo il problema in 3, 4, 5 macro passaggi e poi ciascuno di questi passaggi dovrò a sua volta decomporlo, capire con che strategia lo affronto e poi decomporlo in sottopassaggi, eccetera. E i passaggi da fare e quelle che chiameremo le strutture dati di appoggio. Cioè io ho immaginato con voi di scrivere nomi e frequenze su un foglio di carta. Questo foglio di carta non esiste, saranno dei dati memorizzati all'interno del programma. Quindi devo sapere come organizzare i dati, come aggiungerli, come ricercarli, controllarli, come ordinarli, come incrementarli, come confrontarli e così via. Quindi il programma è fatto di operazioni da fare e dati, strutture dati su cui lavorare. Qualunque programma in qualunque linguaggio di programmazione. Quindi a livello di strategia
noi quello che se scegliamo una di queste possibilità, cosa posso dire? Posso ad esempio prendere l'opzione in cui per ogni nome vado a contare quanti, vado a incrementarlo man mano che li incontro. Ok, quindi prendi le righe del file una per una, poi per ciascuna estrai il nome. Eh sì, perché in una riga non c'è solo il nome, c'è tanta roba scritta. Quindi il nome cos'è? È quel pezzo di riga che va dopo la seconda virgola e prima della terza. Quindi questo, in questo file i vari campi sono separati da una virgola, devo andare a prendere non il cognome, non la matricola, non la nazionalità, il nome. Quindi è il 1, 2, il terzo campo, considerando i campi separati da virgola. Poi una volta che ho estratto il nome, vedi se ho già visto questo nome. Allora, come faccio a sapere se ho già visto questo nome? Avrò da qualche parte una cosa che mi dice visti nessuno. Non ho visto nessuno, poi prendo una riga e mi chiedo, l'ho già visto questo? Beh, il primo che vedo non l'ho ancora visto, il primo che prendo. Quindi se l'ho già visto, anzi se no, facciamo la cosa più facile. Se no, se non l'ho ancora visto, aggiungi ai visti il nome. Facciamo così, prendiamo, mettiamo in maiuscolo i dati, con frequenza 1. Se sì cosa? Se ho già visto questo nome, cioè, detto in altri termini, nome è presente in visto, se sì, incrementa di 1 la frequenza associata a questo nome. E alla fine che cos'ho? Ho i visti con a fianco, alla fine di tutto questo lavoro avrò tutti quelli visti con a fianco la frequenza. Adesso devo ordinare i visti per frequenza decrescente. Come si fa? Ma non, per il momento non lo so come si fa, non ci voglio pensare, so che mi serve fare questo. E a questo punto visualizza i primi 10 di visti, che adesso non è più nell'ordine di apparizione dei nomi, ma nell'ordine di frequenza. Quindi ho lasciato un sottoproblema per dopo, per una fase di analisi e progettazione successiva di dettaglio di una cosa che in questo momento so che mi serve, ma non mi viene, non devo decidere tutto insieme. No? Questo programma è fatto di 3 pezzi. Calcolo la tabella delle frequenze, la metto in ordine, visualizzo i primi 10. Ho dettagliato meglio il primo passo, perché è quello di cui abbiamo discusso di più, e quindi avevo l'informazione per farlo. Il secondo passo non l'ho dettagliato, dovrò farlo magari quando mi servirà e così via. Tra l'altro in questo momento mi sono accorto di un difetto di analisi. Visualizzi i primi 10 di visti, ma se di visti ne ce ne sono solo 3? Cioè magari siete in 300, ma vi chiamate tutti uguali? E quindi ci sono solo 3 nomi diversi tra di loro, non ne ho 10. Può capitare, improbabile, ma può capitare. Quindi attenzione, non sono i 10 più frequenti, ma massimo 10 tra i più frequenti. Massimo i 10. No, non riesco a scrivere in italiano, devo cambiare la frase.
i 10 più frequenti, dunque così, o meno, i 10 se non ci sono almeno 10 nomi diversi. E in quel caso saranno tutti i più frequenti. Non ci ho pensato prima, ma è normale. Man mano che scendi nel dettaglio, ti vengono dubbi, ti vengono domande, che finché eri sul generico non vedevi, non ci avevi pensato. Quindi, io qua ho fatto una figurina finta, falsa. Prima faccio l'analisi e poi faccio la progettazione, non è vero. Faccio l'analisi, poi comincio a progettare, mentre il progetto mi accorgo che ho dimenticato un pezzo di analisi e vado avanti così, iterando. Questa è la parte creativa dell'informatica, ma in realtà del problem solving in generale. Poi c'è la parte meccanica, tecnica, realizzativa. Cioè devo tradurre quest'idea che avevo in mente, questa strategia, questa serie di passaggi, questo algoritmo in istruzioni all'interno di un linguaggio di programmazione. Quindi devo codificare, noi lo faremo in Python, quelli che sono questi passaggi. I passaggi logici che ho deciso prima. A questo momento potremmo solo in questo momento decidere in che linguaggio di programmazione lavoriamo. Non importa. E ovviamente dovrò avere la padronanza del linguaggio di programmazione per poter tradurre quelle operazioni, che sono operazioni di prendi un dato, prendi quello successivo, confrontalo, incrementa, metti in ordine, visualizza. Alla fine queste sono le operazioni con cui abbiamo a che fare. Devo sapere come si scrivono in quel linguaggio di programmazione secondo la sua opportuna sintassi. Questo è il problema meno difficile. Si tratta di imparare le regole di quel linguaggio. Imparare come quel linguaggio rappresenta le strutture dati, ma che noi avevamo già in mente chiare, e quindi le mappiamo sui costrutti del linguaggio, e come quel linguaggio rappresenta gli algoritmi, ma che noi avevamo già in mente chiaro e quindi semplicemente dobbiamo mapparli su come le struttura il linguaggio. La parte difficile ovviamente è fatta dal primo e soprattutto il secondo passo, è la parte creativa. Okay? Poi non è proprio vero così, nel senso che per fare una buona progettazione uno già si immagina quali sono le caratteristiche del linguaggio di programmazione che ha a disposizione. Ad esempio, io non mi sono tanto preoccupato di mettere i visti in ordine di frequente decrescente perché so che in Python si fa con un'istruzione sola e so qual è. Poi magari non me la ricordo bene di andarmi a vedere sul manuale, ma so che si fa con un'istruzione sola e quindi non mi preoccupo di andare a dettagliare questo. Mentre invece questo l'ho dettagliato perché so che in realtà non c'è, o forse c'è in qualche libreria, un modo per calcolare le frequenze e quindi me le sono calcolate, tra virgolette, a mano andando a incrementare i numerini. Quindi già nella fase di progettazione non posso far finta di non conoscere il linguaggio di programmazione che viene dopo. Se già lo conosco, farò anche delle scelte di progettazione, di strategia, che mi facilitano poi la fase successiva di codifica. Fase di codifica nella quale ovviamente andremo poi ad aggiungere altri dettagli, sempre più concreti, sempre più specifici, sempre più dettagliati. E quindi quello che qua era riassunto in 5-6 righe si spalmerà, diventerà 20 righe di istruzioni. Per quello che è importante, la cosa più importante è proprio di riuscire a mettere in evidenza quello che è l'algoritmo e la strategia di risoluzione. Perché così ce l'ho lì, la guardo, la rileggo, la giro, la controllo, la faccio vedere al mio amico.
ci convinciamo che funziona e allora a quel punto cominciamo a implementarla. Magari per implementare questa cosa qui, faccio a caso, ci metto 2 giorni, perché è complicato, e quindi mi concentro su quello. Non c'è problema, va bene. Tanto cosa devo fare prima, cosa devo fare dopo, me l'ho già segnato. Ci accorgeremo che ci sono dei problemi che nel loro complesso non riusciremo a tenere a mente, non riusciremo a tenere in testa tutto l'algoritmo o tutta la soluzione del problema. Dovremo affrontarla a pezzettini. Questo è il motivo per cui non si comincia mai a scrivere codice quando si affronta un problema. Perché cominci a scrivere codice le prime righe e poi ti sei perso cosa dovevi fare. Ti sei dimenticato quelli che erano i vincoli aggiuntivi, hai dimenticato di fare un pezzo di analisi che ti serviva. E poi ti accorgi quando hai fatto 3/4 del lavoro che devi buttare via tutto perché ti hai dimenticato una cosa all'inizio. Ok? Quindi la codifica non può partire fino a quando non è chiara la progettazione. Poi, per carità, ci sono esercizi semplici per cui la progettazione me la faccio a mente. E quindi posso subito magari scrivere codice, ma solo perché la progettazione non l'ho scritta, ma me la sono scritta in testa. E devo essere fortunato, non è che il problema sia molto semplice, perché è vero che in questo momento posso avere la progettazione ben chiara in testa, ma poi quando entro e scrivo il codice, che la mia concentrazione va sul codice, è anche facile che il quadro di progettazione che mi era tanto chiaro all'inizio, poi me lo perdo. Aspetta, cos'è che devo fare dopo? Non mi ricordo più. Quindi aiutiamoci, no? L'ordine ci aiuta sicuramente a non sbagliare, a fare le cose correttamente. Ecco, la fase di implementazione, qua l'ho indicata con 2 punti. La codifica, il coding, il scrivere il codice, che è solo metà del lavoro di implementazione, perché l'altra metà è la correzione degli errori. Io implemento, scrivo, testo, non funziona. Si blocca, dà il risultato sbagliato, dà una cosa che non ha senso. Perché? Devo capire cosa ho sbagliato. Posso aver sbagliato semplicemente a scrivere una lettera, un errore di battitura. Posso aver sbagliato a capire come funzionava una certa istruzione del linguaggio, quindi l'ho usata pensando che facesse una cosa e invece ne fa un'altra. Posso aver proprio sbagliato la progettazione, l'algoritmo che ho fatto, pensavo che funzionasse in questo modo, poi dopo no, in realtà no. E quindi posso aver sbagliato il ragionamento che stava a monte. Me ne accorgo quando? Me ne accorgo quando il programma non funziona. Se non funziona da errore è facile, se non funziona da risultato sbagliato è un po' più critico, perché vuol dire che la codifica è andata correttamente ma il ragionamento è andato sbagliato. E quindi c'è tutta la parte che noi chiamiamo di debugging, quindi scovare e correggere l'errore, che normalmente richiede più tempo che non la codifica stessa. Perché quando tu scrivi il codice stai scrivendo cose che hai chiare in testa. Quando tu devi risolvere un problema, trovare un bug, non hai per nulla chiaro perché il programma si comporta in quel modo. Perché tu eri convinto che si comportasse in modo diverso, in modo giusto, corretto. Se sapessi già perché è sbagliato, certo che lo trovi facilmente l'errore. E quindi dovremmo imparare ad andare a caccia dell'errore, capire perché, non fidarci del nostro istinto, andare in modo sistematico, e solo dopo che un programma è stato testato e verificato che si comporta correttamente, possiamo dire che abbiamo finito di implementarlo. Quindi di tutto quello che si vede in giro, no? Anche nei telefilm, qua e là, dove c'è il coding, che lui scrive codice, eccetera, il codice è solo un pezzettino. Davanti c'è tutta la parte di ragionamento, c'è tutta la parte di testing, e poi dopo di questa, ovviamente, c'è poi la parte di farlo funzionare. Ma in realtà lo stiamo già facendo funzionare in fase di test. Però magari, sai, in fase di test non lo faccio lavorare sui dati veri. Perché immaginiamo di far girare il programma sui nostri dati e ci dice che il nome più frequente è Asdrubale, con 100 frequenze. Vabbè, magari c'è qualcosa che non va, perché non c'è nulla contro gli Asdrubale, però leggendo il file non mi sembra che ce ne fossero molti. Quindi probabilmente è sbagliato.
Però se mi dice che il nome più frequente è Lorenzo o Francesco, è giusto? Beh. Cioè, anzi, ho fatto un programma apposta per farmi calcolare questa cosa, e il valore che mi ha calcolato il programma sarà giusto e quindi il programma è giusto, è corretto, oppure il programma ha dei bug e mi stampa il valore sbagliato, ma io non sono in grado di capirlo se è sbagliato o no. È un valore ragionevole, ma sbagliato. Perché è un bug il programma, è un malfunzionamento. C'è un errore nell'algoritmo o nell'implementazione. Allora, per questo nella fase di test di solito si lavora con dei dati finti. Mettiamo un file in cui tutti si chiamano Maria. Mettiamo un file in cui io ci metto dentro 10 Maria e 4 Antonio. E vediamo cosa esce. Cioè, faccio lavorare il programma con dei dati che conosco, di cui so quale deve essere il risultato. Così posso controllare se il programma, in quel caso specifico, finto, si sta comportando correttamente. Mettiamo un caso limite. Una classe con 0 studenti. Una classe con tutti che si chiamano allo stesso modo. Una classe con tutti che si chiamano tutti in modo diverso. Quanti casi particolari ci vengono in mente? Anche qua. Dopo che abbiamo provato il programma con questi casi, allora potremmo dire, ok, in tutti i casi che gli ho presentato, che ho costruito io perché sapevo il risultato che ci sarebbe dovuto essere, si è comportato correttamente, proviamolo sui dati veri. E quest'ultima parte è quello che vede il resto del mondo del lavoro degli informatici. Il resto del mondo vede un programma fatto e finito, gli mette dentro i suoi dati e poi si incacchia perché non fa esattamente ciò che lui aveva in mente, perché magari noi abbiamo implementato una cosa e l'utente ne voleva una diversa. E vabbè, quello è un altro problema. Ma gli altri vedono semplicemente un programma che può essere eseguito su dei dati reali o realistici. Allora io ho fatto questo giochino nei giorni scorsi e ho provato a realizzare un programmino che fa esattamente questo lavoro che dicevamo. Cioè, io adesso vi leggo, scorriamo insieme il codice, non importa se non sapete la sintassi, se non sapete il linguaggio. Leggo i studenti dall'elenco, estraggo i nomi diversi, dopodiché calcolo le frequenze in cui vado a vedere se il nome c'è e se c'è gli sommo 1 e se non c'è lo metto a 1. Adesso questo poi tecnicamente come funziona questa istruzione lo studieremo, non c'è problema. Vado a vedere le frequenze e metto in ordine per frequenza decrescente, dopodiché stamperò la tabella delle frequenze con al massimo un certo numero di risultati, e la stampa della tabella la faccio, diciamo, andando a prendere uno per uno i dati della tabella delle frequenze fino al massimo numero che ho specificato. Adesso questa è una cosa che per chi non ha mai visto un linguaggio di programmazione dice, questo non si capisce niente perché è pieno di parentesi quadre, parentesi tonde, due punti, virgolette, ma vi assicuro che questa cosa qua la digeriamo in un quarto d'ora, non è un problema, la sintassi di come si scrivono le cose. Questo va a mappare riga per riga ciò che ci siamo detti prima a parole, facendo una tra le mille scelte possibili di strutture dati e tra le mille scelte possibili di modi di scrivere le istruzioni per implementare quella stessa strategia. Quindi così come oggi non abbiamo le competenze per poter entrare in questo dettaglio, ma così come ci siamo convinti che la progettazione si può fare in mille modi diversi, tutti giusti, e un miliardo di modi diversi sbagliati, va bene, non ci interessano quelli sbagliati, così anche la codifica si può fare in molti modi diversi. E questo è il motivo per cui, il vero motivo per cui quando vi diamo un esercizio e voi mi chiedete qual è la soluzione, io piango. Non c'è una soluzione. C'è la tua soluzione. La tua soluzione funziona o no? Se funziona è giusta. Poi può essere una più efficiente, più elegante, migliore dell'altra, peggiore dell'altra. Però tu hai una soluzione che è o giusta o sbagliata. È giusta se calcola il risultato giusto. Poi magari può farlo meglio di un'altra, va bene. Ma se io
prendessi un problema di una riga come questo e lo risolvessimo tutti e 250, di sicuro avremo 250 soluzioni diverse, assumendo che tutte funzionino, non è che tutte siano corrette, lasciamo perdere quelle sbagliate. Se sono due uguali avete copiato, per forza. Perché il ragionamento, la scelta, la strategia, la scelta dei nomi dei variabili, delle istruzioni da usare è frutto di un percorso di progettazione personale. Quindi io vi posso anche dare, virgolette, la soluzione. No, vi posso dare una soluzione. Una possibile soluzione che magari ho fatto io. Che però non vi aiuta minimamente a capire, ad aiutarvi a arrivare alla vostra soluzione. È chiaro che se io vi dessi il problema oggi e dico risolvete questo esercizio, non avremo probabilmente 250 soluzioni esatte. Ci saranno alcuni che hanno dimenticato dei pezzi, ci saranno alcuni che si bloccano a metà perché non sanno andare avanti, e vabbè. Ma questo vale non solo oggi che siamo alla prima lezione, ma varrà sempre durante il corso. Ci sarà qualcuno che l'esercizio lo imbrocca, vede subito la soluzione, vede subito una strada per arrivare alla soluzione, alla sua soluzione, qualcun altro che magari si impantana un pochino, prende la strada sbagliata, oppure a un certo punto non riesce a capire come andare avanti. E allora come facciamo a aiutarvi? Vi diamo la nostra soluzione? No. Vi aiutiamo, nelle ore di laboratorio, attraverso il gruppo Telegram, eccetera, a capire dove vi siete bloccati, a capire dove il vostro ragionamento si è inceppato, però lo possiamo fare solamente guardando il vostro codice che avete scritto voi. Come si fa questo? Non te lo dico, tu come lo faresti? Dimmi come lo faresti e insieme capiamo se lo stai pensando nel modo giusto e quindi vai avanti, oppure magari lo stai pensando nel modo non del tutto corretto. E allora ti do un suggerimento. Questo è il percorso che dobbiamo fare insieme, che dovete fare nei confronti di questa materia. Per alcuni di voi è più naturale, è più istintivo, è più spontaneo questo modo di ragionare, per altri richiederà un pochino di fatica in più, no? Per imparare l'approccio. È una questione di approccio e di ragionamento, non è una questione di istruzione del linguaggio, lo ripeto per la millesima volta. Ma questo per qualunque materia, eh? C'è chi è più preparato per una materia, chi per l'altra. Io quello che vi posso assicurare è che il livello a cui facciamo queste cose è alla portata di tutti e ne avanziamo ancora, quindi non è un esame sbarramento di questi, ma ci teniamo che effettivamente ci arriviate provando a mettere in campo il vostro ragionamento. Si deve passare, e chi è più bravo non è perché non c'è passato, ma perché c'è già passato prima, dal momento in cui vorresti sbattere la testa contro il computer. Non dico sbattere il computer da qualche parte perché costa troppo, ma dici, non è, no. Si passa dai momenti di crisi, di rabbia, dice, non funziona niente, è normale, è normale. È il processo di interiorizzazione dell'apprendimento. C'è una cosa che l'hai letta, quando la leggi fila, io te l'ho spiegata, magari l'hai capita, pensi di averla capita, poi prova a farla, buio totale, non funziona niente. Va bene, quello è il momento in cui si impara. Non funziona, riprovo. Cerco di capire perché non funziona, lo metto in modo diverso, provo a rifare il ragionamento e sbatto la testa contro il muro un certo numero di volte finché a un certo punto scatta la scintilla. Ah, era così. E, non so su di voi, ma su me capita, in quel momento non riesco più a immaginare me stesso che non ho capito quella cosa. Ma come facevo a non capirla? È talmente evidente. È così, però per arrivare al gradino è talmente evidente, quindi avete fatto vostro un concetto e non vi scappa più per la vita, bisogna passare spesso da delle crisi. Mettetelo in conto. E poi, ottimismo, quando avete fatto un gradino c'è subito il prossimo gradino che sarà da conquistare. Ma va bene. Quello che dicono chi studia questo processo di apprendimento, dell'informatica in particolare, è che man mano che vai avanti, i gradini che incontri sono più facili, no? Perché hai imparato il modo di affrontarli. Okay? Quindi chi vedete tra i vostri compagni che è più svelto oggi è perché questo processo l'ha già magari fatto prima o è un pochino più portato, non preoccupatevi.
Infatti l'altro consiglio che vi do è, se dovete studiare con qualcuno, non fatelo con qualcuno che sia troppo più bravo di voi, perché vi impedirebbe di imparare. Magari provateci da soli e poi confrontate il risultato con qualcun altro che lo sa meglio di voi e vi può dare dei consigli. Ma guardare qualcuno che risolve esercizi, io lo farò tante ore in aula, ci mettiamo qua e risolviamo gli esercizi. Però guardare me che risolvo gli esercizi non serve a niente. No? Dovete, infatti, se avete voglia di portarvi poi il computer in aula, lo potete fare anche voi mentre spiego. Io magari per fare un programma di 20 righe ci metto 2 ore. Ma perché man mano che lo scrivo pensiamo, ragioniamo su tutte le possibili alternative, tutte le possibili scelte progettuali che incontriamo. No? Così ci prepariamo, magari ci sarà un futuro un problema simile, abbiamo già ragionato su quali potrebbero essere gli approcci risolutivi. Però appunto serve la parte di ragioniamo insieme e non la parte di questa è la soluzione, cerco di arrivare a quella soluzione lì. Magari la tua soluzione è completamente diversa. E va bene così, ok? Per questo, no, l'ho detto la prima frase che vi ho detto, qui ragioniamo, iniziamo a ragionare come ingegneri e non solamente come materie tecnico-scientifiche. Ah, ma poi magari, vabbè, questo, dopo quello che ho detto è chiaro che no, l'informatica è una materia rilassante, ma di sicuro siamo curiosi di sapere chi sono questi. Ne avevo messi 20, aspetta, nel file avevo messo 20, mettiamo 10, perché abbiamo detto 10. Nomi più frequenti. Se ci fidiamo che il programma che ho scritto io sia giusto, non fidatevi, potrebbe non esserlo, allora i nomi più frequenti che saltano fuori sono, riesco a fare lo zoom qui, non me lo fa fare, facciamolo così. Bravo. Questi sono i 10 nomi che sono più frequenti non in quest'aula ma nel file che contiene gli studenti iscritti al corso di quelli che dovrebbero essere in quest'aula. Ok? Tanto tutti i nomi maschili. Vuol dire che c'è meno fantasia nel dare i nomi maschili che non quelli femminili, perché alla fine l'abbilanciamento maschi-femmini non è 10 a 1. Poi il file con i nomi lo pubblicherò insieme al materiale del corso, quindi se poi siete curiosi di andare a vedere, no? Chi c'è e chi non c'è, lo potete fare. Non so se all'undicesimo posto c'è un altro nome con frequenza 5, oppure ci siano dei nomi con frequenza minore. Avevamo scelto di dire ci fermiamo al decimo e il pari merito ce ne freghiamo. E se ci interessa saperlo questo, possiamo andare, che ne so, se siamo curiosi, magari mettiamo 20 risultati, così scopriamo anche chi c'era all'undicesimo. E infatti adesso tutti Giorgio, Alessandro e Marco di quest'aula sono arrabbiati con Mattia, no? Con i 5 Mattia, perché nel top 10 era comparso solo Mattia, mentre a tutto diritto Giorgio, Alessandro e Marco avevano anch'essi 5 voti. Però era la scelta che avevamo fatto. Questo tipo di esercizio, questo tipo di programma è grosso modo, per darvi un'idea, della difficoltà di quelli che trovate all'esame. Non è vero, all'esame sono un pochino più complicati. No, non c'è il testo di una riga sola, c'è un testo più articolato, quindi vi chiedo di fare un po' di cose, ma dal punto di vista della difficoltà di approccio non è molto diverso. Okay? Poi troverete nel materiale del corso che vi ho, dove ci sono, diciamo, indicato nel sito, anche tutti gli esercizi d'esame di tutti gli appelli precedenti, quindi potete vedere benissimo qual è la difficoltà, qual è il tipo di problemi che vi chiediamo di risolvere. E io ho trovato, non so se avete visto questo film o avete letto questo libro, fatelo. No? E la tesi del libro, che poi ripresa dal film, non so, nel film si capisce proprio a un certo punto,
riprende da una teoria di un linguista che dice che il linguaggio che parli influenza il modo che hai di pensare. Questa è una teoria linguistica che va a confrontare i linguaggi umani, no? di diverse nazioni, e capire come le persone ragionano sulla base della struttura linguistica del linguaggio, della lingua madre che adottano. No? E sulla base di questo, diciamo, c'è lo spunto per questo libro di Ted Chiang e poi il film che si chiama Arrival, dove essenzialmente la tesi di questo racconto è che sono arrivati, vi dico la parte senza spoiler, sono arrivati gli alieni sulla Terra e non si capisce che cosa vogliono. E non uccidono, non fanno le solite cose da alieno. E quindi c'è un gruppo di persone che cerca di imparare a comunicare con questi qui. E ovviamente c'è collaborazione da parte degli alieni per insegnare loro un nuovo linguaggio. E si scopre che la struttura di questo linguaggio è molto diversa dalla struttura del nostro linguaggio, al punto che imparare quel linguaggio, qui c'è lo spoiler che non dico, trasforma, diciamo così, le persone che lo imparano. E qui facciamo la stessa cosa. Io cercherò di trasformarvi il modo di pensare, in modo soft, tranquilli, esponendovi a un nuovo linguaggio, un modo di usare questo linguaggio, ma non è tanto le parole del linguaggio, ma il modo in cui le usi, il modo in cui componi le frasi, il modo in cui costruisci, diciamo così, il discorso, la soluzione, eccetera. Ok, questo è un pochino il lavoro che cercheremo di fare. A valle di questo corso, chiaramente l'informatica non si esaurisce in un corso solo, qui ho provato a riassumere in una slide quelli che sono gli altri corsi a tema informatico in funzione del corso a cui siete iscritti. Quindi ovviamente c'è chi fa informatica o cinema o elettronica, avrà un pochino più di corsi rispetto ad altri corsi di studio. Quindi questo è il futuro del vostro piano di studi, questa prima colonna è il secondo semestre del primo anno, questo è il secondo anno, questo è il terzo anno di triennale. Se vi interessano queste cose, vedete, avete qua una mappa, no, di quelli che sono i percorsi che uno può sviluppare. Come vedete, ovviamente nel corso di informatica c'è un buon numero di moduli, ma ce n'è anche un buon numero sia a cinema che a gestionale, chiaramente orientati, no, in modo diverso, no, su diciamo così, tipi di approfondimenti diversi. L'informatica è talmente sterminata che non si smette mai di approfondirla. E dopo ancora, quindi quando sarete laureati e penserete alla laurea magistrale, chiaramente ci sono in questo momento 5 lauree magistrali diverse, scusate, 6 lauree magistrali diverse che sono pensate come una possibile prosecuzione delle lauree del settore dell'informazione. Adesso poi non entro nel dettaglio dei tecnicismi dei corsi di laurea. No, però la laurea in informatica fa parte di un gruppo di lauree che si chiama L8, laurea del settore dell'informazione, dentro cui c'è gestionale, dentro cui c'è cinema, dentro cui c'è elettronica, eccetera, e tutte queste lauree che sono elencate qua vi permettono di iscrivervi a una di qualunque di queste magistrali, come si dice, senza debiti, semplicemente vi iscrivete, mentre invece chi arriva da altri percorsi e volesse fare una di queste lauree, diciamo così, di stampo informatico, di magistrali, deve avere delle integrazioni, quindi fare dei corsi in più per, diciamo così, compensare un percorso diverso che abbia fatto. Quindi qui non ce ne sono in quest'aula, ma se qualcuno arrivasse da meccanica e volesse andare a fare data science, lo può fare, ma magari deve dare un paio di esami in più prima di poterlo fare. No? Ma questo ve l'ho messo qua, siamo al primo giorno, quindi è un po' prematuro parlare di iscrizione alla magistrale, però così ce l'avete come riferimento di quelli che sono i possibili percorsi se vi interessa l'informatica. L'altra cosa che volevo dirvi è che il vostro corso di studi ha tante altre scatoline che non sono queste, che non sono quelle di informatica, dei corsi di informatica. Ecco, la mia speranza è che le basi di ciò che imparate in questo corso
vi servono anche per poter essere applicate negli altri corsi. Cioè, quando poi nel corso tal dei tali vi verrà dato un problema da risolvere, voi tra le varie opzioni per risolverlo possiate pensare, ma tu guarda, se me la scrivessi un algoritmo, magari me lo risolve piuttosto di farlo a mano o piuttosto di imparare questo metodo. Poi non è che necessariamente, no, uno debba fare dei programmi complicatissimi, perché per la maggior parte dei domini applicativi, per la maggior parte delle materie, diciamo così, esistono già fior fior di librerie che già ti risolvono quei problemi. Quindi tra qualche lezione vi faccio vedere, vi darò poi il riferimento a una libreria Python attraverso cui potete fare derivate integrali e passaggi algebrici. Poi ci sono famose librerie per l'algebra lineare che vi può servire nel corso di algebra e geometria del secondo semestre e così via, no? Avendo acquisito le basi di un linguaggio di programmazione, di un ambiente di programmazione, diventa poi facile fare il salto e dire ok, adesso mi interessa quello, mi interessa quella materia, non mi interessa la programmazione fine a se stessa. L'informatica è una scienza di servizio, serve ad altro, agli altri. Devo risolvere un problema di un certo dominio, vado a vedere, ci sono già delle funzioni, delle librerie pronte, le imparo, le uso e riesco a risolvere questo caso. E questo è il motivo, tra l'altro, per cui abbiamo scelto appunto il linguaggio Python in questo corso, perché è quello che più si adatta ad essere esteso e applicato a domini diversi, a materie diverse. E con questo oggi vi lascio. Ma vi lascio non da soli, vi lascio in compagnia di due video che ho caricato e trovate linkati sul sito, in cui vado a raccontare, diciamo così, il resto dell'introduzione. Io oggi preferisco sempre farla sull'esempio più interattivo, e la parte noiosa ve la metto online, così non ci annoiamo insieme in aula. Ci sarà un video che parla, diciamo, dello sguardo Python, del perché abbiamo scelto Python e qual è il suo ecosistema, ma sono due video brevi. E l'altro che invece racconta tutte le regole d'esame, le regole del corso, il calendario, eccetera, eccetera. Questo secondo soprattutto guardatelo bene, con attenzione. Okay? Questa settimana avremo ancora lezione mercoledì, ci sarà Roberta. Questa settimana non c'è ancora il laboratorio, i laboratori inizieranno dalla prossima settimana e vi daremo su Telegram indicazioni sugli orari, su come andare, eccetera. Piacere della conoscenza, ci vediamo le prossime settimane.